Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 10 ottobre. Questa sera Matrix, mi raccomando, non perdetevela. Allora, sui giornali ci sono tante cose, alcune molto serie, altre un po' meno. Io ovviamente parto da quelle un po' meno perché in realtà sono poco serie, ma nascono da persone che si ritengono serie. Allora, io sono un grande fan di un film americano che si chiama Hollywood Party, una storia stupenda in cui c'è un grandissimo Peter Sellers che è vestito da indiano e dopo aver combinato dei casini sul set si imbuca a una festa ad Hollywood, appunto negli anni direi 60-70, si imbuca a questa festa a Hollywood in cui ci sono produttori cinematografici, starlette, mignottine, cioè le cose che uno si può immaginare a Hollywood, cioè ci sono balli, ci sono la prima elettronica meccanizzata per cui i bar si muovono da una parte all'altra. È una cosa fantastica di gag e di casini che riesce a combinare fino al patatrac finale un gigantesco Peter Sellers. Ecco, secondo me dovremmo fare una nuova versione di Hollywood Party, una nuova versione di Hollywood Party in cui togliamo Peter Sellers e mettiamo la realtà di quello che avviene, cioè mettiamo Meryl Streep, l'attrice un po' âgée rispetto agli anni in cui fu fatto Hollywood Party, e come sua comparsa più giovane l'attuale ministro Boschi. Li metterei tutti e due insieme perché sono il ridicolo fatto persona dal mio punto di vista. Non è un insulto, è nella concezione più sacra, sana del ridicolo, cioè di una cosa che fa ridere, di una cosa che diverte, di una cosa che fa anche discutere. Beh, una di queste è che il nostro sottosegretario Boschi, ieri, mentre c'erano tante questioni su cui occuparsi, ma non vorrei fare del benaltrismo, ha detto una cosa importante. Una cosa importante, e cioè che i calciatori devono essere pagati ugualmente, sia se siano uomini, sia se siano donne. Donne e uomini pagati ugualmente. Ma perché un calciatore uomo deve essere pagato più di una calciatrice donna? Allora, io chiedo alla Boschi, a suo fratello, a suo zio, a suo nonno, non a suo padre, ma a tutta la famiglia Boschi, se mi dicono un nome di una calciatrice donna, un cazzo di nome di una calciatrice donna, perché questo non vuol dire parità di genere, questo vuol dire parità di demenza. Pensare che un uomo e una donna che fanno un mestiere che è fatto da uomini come il calcio, che ha miliardi di sponsor per il calcio maschile, debbano essere equiparati nei loro stipendi. Cioè, se una persona pensa così, noi gli abbiamo affidato la riforma della Costituzione a una che vuole la parità, non di genere, che va benissimo, la parità di stipendio a in parità di merito, perché evidentemente Ronaldo ha qualche merito in più rispetto a una calciatrice che farà benissimo il suo mestiere, ma che attira meno pubblico e quindi ha meno merito per essere pagata. Difficile da capire che in un mondo in cui tutti sono pagati uguali vuol dire che tutti possono permettersi di dire tutto, di fare tutto. Siamo tutti in una specie di melma boschiana, un bosco in cui tutti sono uguali. Ecco, io aborro un bosco in cui tutti siamo uguali. E l'idea che sia stata affidata alla Costituzione mi dà anche il senso per il quale poi questo paese alla fine ha sempre ragione e non gliel'ha votata. Allora, io sarò un sessista e sarò un maschilista, ma questa idea della parità di genere sui calciatori mi fa impazzire. Ma come mi fa impazzire Meryl Streep? Meryl Streep, la paladina dei diritti degli uomini, eccetera, scopro che si indigna perché un produttore di Hollywood potentissimo, un certo Weinstein, si faceva ragazzine, ma faceva delle cose orrende. Cioè, potete immaginarle, adesso non entriamo. Insomma, si trombava praticamente l'introbabile, come spesso nella filmografia di Hollywood o nel chiacchiericcio. Chi pensa che sia il trombatore malefico? Il produttore di Hollywood che le attrici gli fa fare, anche italiano per la verità si pensa. Meryl Streep cosa c'entra col trombatore Weinstein? C'entra che ai Golden Globe recentemente ha detto: è un dio, è un dio. Allora io riserverei questo attributo, essere un dio con la D maiuscola, se fossi Meryl Streep, ma anche se fossi me stesso, a persone di cui ci si fida un pochino di più, visto che poi dopo ci si accorge che lui tanto dio non era, oppure era un dio dei baccanali, forse un dio pagano, un dio greco, perché potrebbe anche essere un dio greco quello che faceva Weinstein, cioè se le faceva tutte. Allora, Meryl Streep però oggi non solo non contenta di aver detto che era un dio ieri, oggi dice che sono eroiche quelle che le denunciano e bisogna tutti denunciare Weinstein. Tutti ci si accorge finalmente, dopo l'inchiesta del New York Times, che Weinstein è un maialone, come spesso succede a questi produttori.
di Hollywood, ma io non so, Enrica, se la colpa è anche di chi il produttore che non tromba l'introbabile come lei, ecco perché, non lo so, adesso io non, le vostre battute non le capisco molto, ma la cosa che mi diverte è come ci si accorge, cioè le anime belle, quando Weinstein era il mega boss, dicevano che era un dio. Poi c'è l'inchiesta del New York Times che svela quello che tutti evidentemente sapevano, perché tutti evidentemente sapevano a Hollywood quello che Weinstein faceva, cioè che non era proprio esattamente un eunuco all'interno di un convento, e adesso da Dio diventa il nemico numero uno della Hollywood per benino alla Meryl Streep. Vabbè, insomma, speriamo che venga pagata Meryl Streep come un calciatore italiano, così siamo tutti a posto. Vogliamo parlare di cose serie? Due sono le cose serie di oggi: gli NPL, non scappate, che sono i crediti deteriorati delle banche italiane, e soprattutto il caso IVA. Vedete, sul caso IVA la cosa è molto semplice, e cioè che l'hanno comprata una cordata fatta dagli indiani di Mittal, che si sono comprati i francesi di Arcelor, e gli indiani di Mittal e l'Arcelor si sono comprati questa a un'asta contro un'altra offerta, la IVA. E durante questa offerta, e questo è il punto fondamentale, durante questo acquisto avevano detto al ministro Calenda e ai ministri della Repubblica Italiana che avrebbero ridotto di 4.000 le persone che lavoravano, ma avrebbero mantenuto i livelli occupazionali e anche quelli retributivi. Oggi ci sono varie interpretazioni sui giornali, ma ve la faccio breve. Alla fine vogliono completamente cambiare i livelli retributivi e vogliono pure ovviamente licenziare le 4.000, consigliere in esubero, scusatemi, le 4.000 persone che anche prima consideravano in esubero. Quindi da 14.000 a 10.000 dipendenti. E non basta con 10.000 dipendenti senza anzianità, senza scatti retributivi col nuovo Jobs Act. Allora, io non so se i contratti iniziali, non posso saperlo perché non è complicatissima la materia. Oggi leggete una cosa diversa dall'altra a seconda dei giornali. Bricco sul Sole 24 Ore dice una cosa, il Messaggero ne dice un'altra. Insomma, bisogna capire com'è andata la trattativa. Quello che so è che il ministro Calenda si è alzato, ha fatto il duro come lo ha fatto per i cantieri francesi. Detto, io con questi non tratto perché voi avevate promesso sì, gli esuberi, ma non di ridurre gli stipendi di cifre altissime come quello che ci state dicendo. In tutta questa polemica manca solo una questione. La questione è che l'Ilva è stata espropriata alla famiglia Riva senza neanche una sentenza, perché ci sono dei giudici che a Taranto gli hanno fatto un mazzo così all'Ilva. Va bene? Oggi l'Ilva deve licenziare 4.000 persone perché i giudici gli hanno dato delle prescrizioni ambientali per cui loro hanno dovuto spegnere un altro forno. Spegnere un altro forno. Io che ho lavorato un po' in un'acciaieria a Brescia, non vuol dire spegnere l'interruttore, vuol dire metterci un anno e mezzo per rimetterlo in piedi, vuol dire centinaia di milioni poterlo revampare. Insomma, hanno sostanzialmente distrutto l'Ilva. Ovviamente i giudici dicono che è perché stavano facendo un disastro ambientale. I Riva, senza ancora una sentenza, si difendono dicendo: ma quale disastro ambientale? Quello che è successo è che i magistrati hanno distrutto l'industria pesante italiana. Guardate, andrà a finire così. L'Ilva è morta. È morta perché c'è prescrizioni ambientali per le quali l'Ilva deve fare cose infattibili che gli indiani, quando arriveranno là, non li faranno come non l'hanno fatto i Riva, perché sono fuori da ogni senso e da ogni logica. Ovviamente molti di voi mi diranno: i morti per tumore. I morti per tumore sono tutti da accertare. Ci sono malattie, ovviamente cardiovascolari, ma sono tutti da accertare. Non vi fidate di questa campagna che hanno fatto per anni sull'Ilva. È una di quelle cose che mi rende ovviamente in controcorrente rispetto al 99% delle persone. Ma abbiamo distrutto, i magistrati hanno distrutto l'Ilva, il governo ha cercato in tutti i modi di farlo, gli indiani se la sono comprata, i magistrati rimangono là. L'Ilva è morta, morta, sepolta. È inutile che ci speriamo. Qua oggi stiamo trattando per 4.000 che verranno resi in esubero. Ma sapete perché sono in esubero? Perché hanno chiuso l'altro forno. E perché hanno chiuso l'altro forno? Perché l'hanno deciso i magistrati. Punto. Tutto il resto sono cazzate. Andiamo avanti sull'ultima cosa, un'altra decisione assurda, questa volta non viene dai magistrati, fa bene tutta l'Italia che conta a essere contraria, è questo nuovo inasprimento dei cosiddetti crediti deteriorati, cioè in realtà le banche hanno dei crediti, hanno prestato dei soldi a delle persone che non gliel'hanno restituite. Guardate, non solo i furbetti, perché avere 65 miliardi di euro prestati male non è soltanto i furbetti, l'hanno prestati all'economia che è crollata. Cosa sta decidendo la Banca Centrale Europea, anzi un organismo della Banca Centrale Europea? Che questi crediti devono essere venduti il prima possibile. Questo cosa vuol dire? Lo spiega bene oggi Patuelli in un'intervista, che se tu mi obblighi a vendere il prima possibile, ovviamente
aiuti gli acquirenti, perché io devo vendere subito e quindi ci saranno pochi acquirenti che vorranno comprare subito, e pagare di meno, cioè la grande finanza comprerà i crediti italiani a pochi soldi, mettendo nella merda le banche italiane. Allora, a voi non stanno simpatiche le banche, come a voi non stavano simpatici l'ILVA, ma se voi leggete e seguite questa zuppa di porro, ragionate, questa roba della Banca Centrale Europea fa male a noi italiani, fa male alle piccole imprese italiane, perché uccidendo la possibilità delle banche di tenersi questi debiti un po' più a lungo nei loro portafogli, distruggerà il sistema creditizio. Tajani del Parlamento Europeo si è arrabbiato, Patuelli il banchiere si è arrabbiato e anche Padoan, il Ministro dell'Economia, si è arrabbiato. Speriamo, bravissimo, François dice bene, vuole dire che svendi, cioè se ti danno una data subito per venderla vuol dire che svendi, quindi è una roba che all'Italia fa malissimo. Il Foglio e il Libero si occupano di televisione, concludiamo con loro. Il Foglio, che fa una mega marchetta alla Dalatana, che sostiene essere stata una brava direttrice di Rai 2, quella che ha fatto fuori Virus e che al posto di Virus ha messo un programma che costa 4 volte di più e fa minore ascolto, il 3%. Mi sembra che potrebbe ritrovare agevolmente nel privato, visto i disastri che ha fatto nel pubblico. Libero parla di Fazio, che ha perso nei confronti della prima serata di domenica di Canale 5. Questo è quanto, vi do un saluto sessista quest'oggi. La zuppa di porro si conclude così. Ciao!